Adesso è arrivato il momento di chiamare qui sul palco un nostro giurato, uno di quelli che chiamiamo personaggi importanti questa sera. Un lirico. Lirico? Ah, si toglie la sciarpa, non stavo parlando di te completamente. No, io volevo fare cantare Pistone. No, sto scherzando. No, è che a Pistone gli era preso il panico, questo è. Allora, dillo tu, dai, dillo tu. Chi chiamiamo sul palco? Chi chiamiamo? Il dottore Giuseppe Freni. Dottore, direttamente dal policlinico. È un laureato. Direttamente dal policlinico. Le abbiamo fatte complimenti e siamo emozionati. Buonasera a tutti. Guardate che voce calda che ha. Guardate che voce, guarda di nuovo. Dai, non ti emozionare, eh? No, bene, dai. Guardate. Non esagerare, dai. Può fare la pubblicità a Bari. Ah, direttore, c'è la signora che c'è da sbaglio. Vabbè, adesso Freni c'è in casa. No, la mettiamo a doppiare qualche film con Gabriele Greco, va? Che ne dici? Non ha bisogno di... No, ce l'ha un po'. No, ho detto insieme a lui. Era con complemento di compagnia. Ho studiato anche grammatica. Allora, Giuseppe Freni, cosa ci dici di te? Tu hai studiato, la presentazione l'abbiamo fatta, hai studiato... Diciamo che io ho cominciato da piccolo con la musica, ma non con il canto. E ho cominciato con uno strumento, ho cominciato con il clarinetto. Ah. E il clarinetto, ho cominciato a suonare con la banda del paese, come si fa di solito. Con Renzo Arbore, il clarinetto. No, non c'era Renzo Arbore. E niente, poi dal clarinetto sono passato al pianoforte e dal pianoforte ho intrapreso la carriera con il canto. Un grande artista completo, direi, no? Se no non poteva stare nella nostra giuria. Vabbè. Allora, questa sera... Ma cosa ci fai ascoltare? Un classico. Ma non gli hai chiesto da grande cosa vuole fare? Grande il burlatore voglio fare. Ah, il burlatore. Allora è di terra. Se la giocano fra Dinuzzo. Infatti volevo dire a Santi se c'era un posto. C'è un posto, signor Dinuzzo. Ma Bernardino ha anche la ditta. No, Bernardino ha anche la ditta. Ma io ho fatto cioè oltre diciamo a studiare ho fatto anche tanti lavori, non è che ho studiato soltanto. Io ci sei 30 euro, io non ti posso dare. Vabbè, in questo momento 30 euro buono sono, al giorno. Giuseppe Freni, sai cos'è? Che poi se tu vai a lavorare per Dinuzzo diventiamo colleghi automaticamente. Vabbè. Io... E poi stresserò e vieni a prendere la busta paga. Vabbè, la busta paga vengo volentieri. Cioè... Io la busta paga. Distenderebbe la busta paga. L'importante è che ci sono i soldi, poi. Facciamo i seri adesso. Sì, facciamo seri. Torniamo a essere seri. Questa sera cosa ci presenti? Ma un classico napoletano che conoscono tutti, credo, Sole Mio, cioè non ho bisogno di. Di presentazione. Si presenta da solo il bravo. Signore e signori. Speriamo di essere all'altezza di questi bambini. Ah, signora, facciamo una cosa, voi siete la giuria e quando lui finisce mi date il voto. Facciamo così. Peccato che non abbiamo fatto dai, ci pensi tu, facciamo così, dai. Giuseppe Freni. Grazie. Che bella cosa, la giornata sole, l'aria serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa. Oh, sole mio,
questa doia da lavannare fatta e se levanta e vetramente torce spalle e canta dolce nell'astre la fenestra toia ma tu sole più bello me o sole mio e il sole se ne scende bene quasi una malinconia sotto la finestra toia restaria quando fa notte il sole se grazie, grazie a tutti. Senza parole, non senza parole. Parole ogni tanto rimaniamo noi. Allora. Ma se, io ho visto Mariella, che io ti conoscevo prima di vista, giustamente, perché nella zona ci conosciamo un po' tutti, ma non sapevo delle tue qualità artistiche. Non faccio. L'unica cosa che sapevo di lui è che una volta l'ho pure insultato, pensate. Senza io stavo attraversando sulle strisce pedonali, perché io sono un pedone di quelle modelle. Cioè, attraverso sulle strisce pedonali ci sono spontaneo con una motocicletta. Ma io, perché siccome sono sempre educato e do del lei a tutti quanti, teniamo. Mi ha mandato a quel paese. Tutti andiamo a scuola insieme, Pippo. E che succede? Che appena passa questo qua c'è il zio. Ehi, Frey! Lui invece mi sembrava che lo chiamavo. Ha fatto la battuta! Io pensavo fosse una cosa vera. No, è vero, è vero. Ok, io credo che... Il voto ci dobbiamo far dare. No, il voto. Da questo lato quanto gli date? Consultatevi un attimo. Sono convinto. Ti abbiamo messo in crisi. No, o si spaventano del voto che poi gli potrei dare tu. No, non credo, dai. Tranquille, no, tranquille. Un 6. Non cambierò il voto, non tranquille. Un 6 glielo possiamo dare. Anche 5 mi potete dare, tranquille. No, bravissimo. Vai qua, avete scelto il voto? Ti hanno paura, va bene. Niente, se lo guardano vabbè, una botta. Vabbè, dai. Grazie Giuseppe, ci grazie a voi, dopo. Grazie a tutti veramente. Scusate se... No, grazie. No, non ti scusiamo.